Ciao a tutti ragazzi, io sono Bubazzone, bentornati sul mio canale. Oggi, come vi ho detto già nel video precedente, come avrete già letto dal titolo e dalla miniatura, siamo qui con il video dove parliamo un po' dell'ultima partita in National League dell'Italia. Infatti, ieri sera l'Italia è andata alle Final Four grazie alla vittoria contro l'Ungheria e in questo video ne parliamo un po'. Partiamo quindi col dire che questa partita era proprio come me l'aspettavo, cioè io mi aspettavo proprio questo tipo di partita. Infatti sapevo che ovviamente l'Ungheria era una squadra molto fisica, tra l'altro c'è stato anche il ritiro della nazionale di Shalai e è stata una partita comunque molto bella secondo me, perché anche se effettivamente non è stata una partita piena di azioni, perché è stata una partita comunque molto fisica e dove è stato importante, molto 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 importante, ripeto, il centrocampo. Quindi comunque era una partita giocata a centrocampo, nessuna delle due squadre riusciva bene a prevalere sull'altra. Però secondo me è stata una bella partita, infatti sono anche molto contento che l'Italia l'abbia vinta, ovviamente. E c'è da dire, secondo, ci sono da dire secondo me due cose. La prima, che io questa partita l'Italia secondo me l'ha affrontata nel modo migliore possibile, cioè perché noi sapevamo che l'Ungheria aveva una squadra fisica, quindi non potevamo da subito attaccare, comunque dovevamo sfruttare piano piano gli spazi. Secondo, l'ha vinta secondo me per lo più Mancini. Infatti Mancini in queste due partite di National League secondo me ha fatto veramente delle scelte pazzesche, perché qui tu non potevi mettere Scamacca, perché tu con Scamacca vai a far prevalere il fisico magari a qualcuno di un po' più veloce, cosa che invece, come ho detto prima, non potevi fare con l'Ungheria. E quindi mettendo Gnonto tu favorisci la creazione di spazi, però di certo non è più la sponda lì davanti, sponda che secondo me però contro l'Ungheria non serviva. Infatti secondo me Mancini ha fatto bene a non mettere Scamacca. Dico la verità, serviva proprio un giocatore come Gnonto, secondo me. Neanche Immobile secondo me andava bene, cioè un giocatore che comunque era veloce, un giocatore basso, veloce, che ti crea gli spazi là davanti. E quindi Gnonto era, diciamo, il giocatore perfetto per questa cosa. Tra l'altro c'è da valutare anche, secondo me, l'altra partita del girone, perché Germania e Inghilterra, il primo tempo, cioè è stata una partita pazzesca. Perché io, tipo, nel primo tempo zero emozioni, nel secondo tempo un sacco di gol, un sacco di robe. Quindi una partita veramente strana, una partita veramente stranissima questa qua tra Inghilterra e Germania. Però l'importante è che la nostra Italia abbia vinto. Tra l'altro, l'Inghilterra, nonostante fosse retrocessa e anche la Germania non poteva lottare per una posizione superiore, comunque se la sono lottati, cioè la Germania comunque non poteva arrivare alle Final Four, l'Inghilterra era già retrocessa, però comunque mi è piaciuto il fatto che tra di loro non abbiano regalato la partita a qualcuno, cioè non si sono regalati la partita, non è stata comunque una partita moscia, soprattutto nel secondo tempo, e quindi mi è piaciuto, mi ha fatto piacere. Parliamo però adesso più concretamente dell'Italia. Come vi ho detto prima, secondo me questa partita l'ha vinta Mancini per le scelte che ha fatto, per gli 11 che ha schierato in campo. Adesso ve li leggo: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Acerbi in difesa. Poi i 5 di centrocampo sono Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante e Di Marco. E poi due là davanti, Raspadori e Gnonto, come avevo già detto prima. Dico la verità, secondo me Mancini ha fatto veramente delle ottime scelte, perché contro una squadra fisica ha messo a centrocampo Cristante, che secondo me è veramente un ottimo sostituto dei vecchi comunque Verratti, eccetera, eccetera. Magari con le partite più fisiche è meglio mettere un Cristante in campo che un Verratti, che contro i giocatori comunque molto alti e robusti può fare effettivamente poco. E quindi secondo me ha indovinato anche questa scelta. Poi è normale che Verratti non c'era, quindi non lo poteva mettere ugualmente, anche se avesse, volesse metterlo. E quindi noi adesso passiamo un po' a valutare questa partita pezzo per pezzo. Partiamo con l'errore effettivamente dell'Ungheria, che è stata un po' la scintilla secondo me della partita, perché fino al gol di Raspadori la partita era, potremmo dire, un po' moscia, cioè non c'erano state tante azioni, la partita era bloccata sullo 0-0, come ho detto prima era una partita molto bloccata a centrocampo. C'è da dire che però l'Italia pressava alto già dai primi minuti, cioè l'Italia non ha mai perso l'energia per pressare, secondo me
qua c'è un importante fattore psicologico, ritorniamo quindi al valore del lavoro di Roberto Mancini. Però andiamo passo per passo. Secondo me, per l'appunto, l'errore dell'Ungheria è stata proprio la scintilla della partita, perché poi l'Italia va in vantaggio, l'Ungheria deve almeno pareggiare per passare alle Final Four, e quindi lì le squadre un po' si allungano, ne escono fuori molte azioni. Diciamo che però, quando l'Italia è andata in vantaggio, secondo me ha giocato meglio l'Ungheria. Cioè, vi spiego un attimo. Secondo me l'Ungheria ha avuto più qualità là davanti, a differenza dell'Italia, che invece non riusciva mai ad andare avanti. Non so se è per il lavoro di Barella o magari per il lavoro di Bonucci, e vi spiego anche perché do un po' la colpa a questi due. Perché loro due sono quelli che hanno il compito di verticalizzare, e quindi se magari non riescono ad andare bene avanti è forse anche colpa loro. Secondo me è più colpa di Barella che di Bonucci, perché anche contro l'Inghilterra Barella non mi era piaciuto, e confermo che neanche in questa partita Barella secondo me ha fatto una prestazione così tanto eccellente. Però comunque diciamo che l'Italia ha vinto e quindi va bene. E poi c'è anche da dire, secondo me, un'altra cosa: che prestazioni che sta facendo Toloi. Cioè, veramente, secondo me questo giocatore è molto, ma molto sottovalutato. A me sta piacendo veramente tanto in campo, quindi sono onestamente molto contento. Perché, secondo me, se Mancini punta su Toloi, è normale che l'età, glielo chiedo un po' perché ha un'età abbastanza alta, però comunque Toloi può essere, secondo me, una garanzia per la nazionale, almeno per le Final Four di National League, che per me lui se le deve giocare da titolare, perché ha fatto delle ottime prestazioni nelle scorse partite. Poi c'è da dire anche che il Donnarumma, tanto fischiato, intanto le parate importanti te le ha fatte, e secondo me c'è da leggere anche un po' i dati che ti parlano un po' di questa partita, perché se noi guardiamo le statistiche ci dicono 13 tiri a 11 per l'Ungheria, 6 tiri in porta a 3 per l'Ungheria, e queste statistiche riflettono secondo me la partita alla perfezione. Cioè, noi partiamo nei primi 30 minuti, quindi diciamo fino al gol di Raspadori, con un'Italia che secondo me era superiore rispetto all'Ungheria, ovvero, cioè, con il passare del tempo l'Italia avrebbe avuto più possibilità, secondo me, di segnare rispetto all'Ungheria, perché quando comunque l'Italia aveva un gioco, ovvero proprio quello di creare gli spazi grazie, diciamo, ai due piccoletti veloci Raspadori e Gnonto, l'Ungheria non riusciva ad avanzare, secondo me, sia grazie comunque alla bravura dei difensori, ma anche grazie alla bravura dei centrocampisti, che hanno bloccato secondo me molto bene il gioco dell'Ungheria. Poi arriva il gol, come ho detto prima, scatta la scintilla e la partita si apre completamente. Infatti l'Ungheria inizia molto ad attaccare e attacca anche molto bene. Poi è normale che c'è differenza tra avere come portiere Gulacsi e avere come portiere Donnarumma. È normale che poi lì prevale la qualità, no? Anche al gioco. E quindi ci sta che magari il tuo gioco, anche se superiore, non venga premiato perché la qualità dei giocatori è inferiore. E quindi secondo me è stata una partita proprio che rispecchia le statistiche, perché l'Ungheria dal 30° in poi ha iniziato ad attaccare. Poi è normale che anche l'Italia sfruttava qualche ripartenza, però l'Ungheria secondo me attaccava molto meglio rispetto all'Italia, e ce lo dimostrano anche le occasioni, perché le occasioni da gol dell'Ungheria secondo me sono almeno 4-5, quelle dell'Italia mi verrebbe da dire 2, forse 3. E quindi comunque una partita che ci sta. L'Italia ha gestito secondo me molto bene la partita, però c'è sempre da dire che secondo me l'Italia l'ha vinta grazie alla qualità dei giocatori, perché là, cioè, i tre difensori, che diciamo due, perché comunque Acerbi non mi è piaciuto più di tanto, comunque Bonucci e Toloi a me mi sono piaciuti davvero tanto, e quindi io dico, ma non è che forse Shalai o comunque anche Szoboszlai, perché anche il centrocampo ha giocato bene, sono stati comunque un po' bloccati dalla qualità dei giocatori, quindi comunque c'è un certo discorso da fare della qualità che un po' impedisce l'Ungheria di vincere determinate partite, perché è normale che se ho una squadra che ha giocatori di qualità superiore gioca bene e tu giochi bene, è normale che vinca la qualità, la squadra che ha giocatori di qualità superiore. Quindi secondo me è un po' un discorso che ci sta. Adesso però passiamo alla pagella. Partiamo da Donnarumma. Vi ho già detto prima che veramente ha parato anche l'impossibile,
per le ripartenze dell'Ungheria, infatti 6 tiri in porta sono stati tutti pareti da Donnarumma, quindi veramente bella partita, ho deciso di dargli ben 7. Poi passiamo a Rafael Toloi, ho dato anche a lui 7 perché come vi ho detto prima i due difensori Bonucci e Toloi mi sono piaciuti entrambi, infatti anche a Bonucci ho dato 7 perché come ho detto questi due difensori, questa coppia mi è piaciuta veramente tanto. Poi passiamo ad Acerbi, ad Acerbi ho dato 6,5. Ero indeciso se dargli 6 perché onestamente la partita di Acerbi non mi è piaciuta molto, però ho deciso di premiarlo e io ho dato 6,5. Poi passiamo a Di Lorenzo. A Di Lorenzo ho dato 7 perché io se lo merita. Secondo me fa la differenza e molti non se ne accorgono neanche. Si è adattato tra l'altro a un ruolo che non è abituato a fare, perché lui è abituato a fare il terzino destro della difesa 4. Lui invece sta facendo il quinto, quindi è sia un cambio di ruolo, perché comunque cambia poco, però comunque è sempre un piccolo cambio, e sta giocando comunque benissimo, quindi buona prestazione per lui. Poi c'è Cristante. A Cristante ho deciso di dare 6,5 per due motivi onestamente, sia perché ha giocato tutti i 90 minuti, quindi comunque c'è anche da dire che magari un po' di stanchezza poteva incidere, invece lui è stato attivo per tutti i 90 minuti. Però comunque non mi è piaciuto più di tanto, però gli ho dato comunque 6,5 perché come vi ho detto prima era importante il suo ruolo a livello fisico contro dei giocatori forti fisicamente come quelli dell'Ungheria. Per questo ho deciso di dargli 6,5, però anche chi gli dà 6 comunque in pagella non lo biasimo. Poi c'è Di Marco, secondo me è il migliore in campo, infatti io ho dato 7,5 e io come vi ho detto con l'Inghilterra, ragazzi, questo giocatore in nazionale è totalmente un altro giocatore a confronto di quanto gioca con l'Inter, cioè veramente questo giocatore gioca benissimo, bravo Di Marco, bravo Mancini che l'ha adattato un po' a questo ruolo, anche se più o meno il gioco dell'Inter comunque lo fa mettere in quel ruolo lì, però c'è da dire che io, il braccetto di difesa non lo può fare secondo me, però quel quinto di centrocampo, soprattutto in nazionale dove si trova secondo me di giocatori molto più di qualità di centrocampo in confronto all'Inter, secondo me è tanta roba. Poi passiamo a Barella. Anche a Barella ho dato 6,5, come per appunto ho fatto per Acerbi e per Cristante, perché a me in confronto all'Inghilterra è piaciuto di più, però comunque so che può fare ancora di più Barella, e quindi ho deciso di dargli 6,5. Comunque secondo me è una buona partita da parte sua. Poi passiamo a Jorginho. A Jorginho volevo dare 7,5, però ho deciso di dargli 7. Non gli ho dato 7,5 perché effettivamente il migliore in campo per me, ovvero Di Marco, aveva 7,5. Però secondo me è un gradino sopra a Toloi, Bonucci, Di Lorenzo e Donnarumma, quindi agli altri che avevano avuto 7. Perché Jorginho sta dimostrando che il centrocampo dell'Italia lo governa benissimo. Cioè veramente in quelle situazioni lì si sa sempre liberare l'uomo, ci si mostra sempre la linea di passaggio, quindi veramente bellissimo secondo me il centrocampo con Jorginho lì in mezzo. E secondo me è proprio per Jorginho che i due quinti funzionano così bene, perché Jorginho è uno che ti sa giocare la palla sia in orizzontale che in verticale, quindi secondo me ti gestisce tutti i ruoli alla perfezione. Poi ci sono Gnonto e Raspadori. Parto da Gnonto, a cui ho dato 6,5. Per due motivi, sempre per i vari motivi, sia perché il suo tipo di gioco serviva all'Italia contro l'Ungheria, quindi faccio un po' il discorso di Cristante, cioè che lui era adatto alla situazione di questa partita, però anche perché a me è piaciuto onestamente. Forse tra Gnonto e Raspadori, se non avesse segnato Raspadori, secondo me avrebbe fatto una migliore prestazione Gnonto, solo che ovviamente il gol è la cosa importante, quindi magari ci sta che io premio Raspadori, e quindi gli ho dato infatti 7 perché comunque ha segnato, alla fine la cosa del calcio importante è segnare, quindi gli ho dato quel mezzo voto in più che forse non gli avrei dato se non avesse segnato. L'Italia quindi ci ha finalmente regalato una soddisfazione dopo quella dell'Europeo. Dunque il video finisce qui, io vi invito sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!